Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Oggi sfida finale contro la campionessa della Lega Pokémon. E poi si inizierà finalmente il post-game, che è bello corposo. Non quanto Platino, ma... Non perdiamo tempo e attraversiamo l'ultima stanza che ci condurrà verso la gloria. O verso la... disfatta. Ui. Oh. Che dolore, mi sento male. Tutto bene? No, Camilla. Grazie per il tuo aiuto al Monte Corona, te ne sono veramente grata. Dovevi esserci per capire. Tu e i tuoi Pokémon avete superato insieme ogni sfida che si è presentata, per difficile che fosse. Significa che siete riusciti a superare tutte le vostre debolezze. In questo modo avete acquisito una forza eccezionale. La vedo nei vostri occhi. Ma basta parlare. Passiamo all'azione. In qualità di campionessa della Lega Pokémon, accetto la tua sfida. Io ho avuto un'epifania prima di mettermi a registrare questa parte. Ho detto, ma che Pokémon ha Camilla come primo? A un certo punto un flash Spiritomb. Oh, Spiritomb. È lui. Io potrei anche se tappare con maledizione e rovinarle la vita. Ma mi sono ricordato di un altro Pokémon che ha Camilla. Mi ricordo 4 dei suoi Pokémon. Quindi non posso setappare. Perché appena uscirà quel Pokémon, sarà stato uno sforzo vano. Nero Pulsar, ma sì, colpiscimi pure col tuo... Nero Pulsar. Nero Pulsar è pericoloso, eh. Va bene, perfetto. Non ce l'ha. Se non ce l'avesse avuta, sarebbe stato meglio. Molto meglio. Oh, posso però fare un... No! Mi ricarico la salute. Mi ricarico la salute perché è meglio. Ho intenzione di fare una cosa. Latte Mumu 143. No, te lo scordi. Ecco. Dovevo portare qualche pozione max in più. Vediamo un po' che combina. Palla ombra. Questa fa male però. Se voglio fare quello che voglio fare, devo andare di ricarica totale questa volta. Che mi faccia palla ombra o che mi faccia Nero Pulsar, sono tranquillo. Qui mi ricarico a manetta proprio. Torterra lo ricarico a manetta perché c'è una cosa che voglio fare se voglio sconfiggere Spiritomb senza perdere nessun Pokémon. Parassiseme. Sbrigo attacco fallisce, nessun danno. Bene. Allora non curo a sto turno perché me lo posso tenere. Perfetto. Allora, se il mio calcolo è corretto e non lo è, dovrebbe andare KO. Tra terremoto e parassiseme. Top. Io ora penso di sapere già chi manda perché è una cosa che farei anch'io. Però se non lo dice non voglio rovinare la sorpresa a chi davvero non conosce i Pokémon di Camilla. Ah, Milotic, perché? Perché? A meno che non era Platino il team che mi ricordo io, no. Milotic ha Gelo Raggio probabilmente. Ha Gelo Raggio questo Milotic? Ah, vabbè. Scintilla, inverti volto però. Milotic in difesa speciale è buono. Mossa acqua che può scottare. Ovviamente mi scotta. E Scintilla è un attacco fisico.
Ah, a Marvel Scale! Ah, non mi ricordo in italiano come si chiama, ma praticamente le buste alla difesa se ha problemi di stato. Ah, qui mi tocca cambiare, mi conviene cambiare? Sì, mi conviene cambiare. Mi conviene, se mi riscotta non mi preoccupo. Non mi ha ascoltato stavolta, vedi? Mannaggia la Peppa. Allora, mi ha attaccato, quindi o a gelo raggio, la maglia. Maglia l'ape. Però, insomma, termini che non sono lusinghieri nei confronti di Camilla. Però ci provo. Sono più veloce. Ragazzi, Milotic! Milotic è andato! Ha solo un altro Pokémon che può causarmi veri problemi. Ne ha solo uno. Dopo Milotic che può causarmi davvero problemi. Ed è andato Milotic. Milotic è andato. Chi mandi? Roserade. Ok, Roserade. Ho fuoco carica. Male che va mi avvelena, ma non penso che. No, no. Non ha veleno puntura. No, veleno puntura è quella jab. Velentok è quella che se ti tocca lui ti avvelena. Oddio, mica mi ricordo come si chiama l'abilità di Roserade. Ne ha tre veramente. Vabbè, praticamente se la tocchi ti può avvelenare. Il recoil qui è pazzurdo. Per dire pazzo è assurdo. Pure brutto colpo. Ciao. Ciao Anasi, è stato bello averti per questa lotta. Mamma mia, quanto ha preso. Vabbè, è normale, dai, è normale. No, non penso che il brutto colpo influenzi il recoil. Gastrodon. Gastrodon è terra acqua. E stiamo a 4 con Gastrodon. Non capisco che cosa sta facendo. Gigassorbimento, 4 per e ciao, tanti saluti. Cosa? Ma scherziamo? Stiamo scherziamo? Come dice un noto artista? Anche la velocità, certo. Ma Lugua se le mangia le rocce. Secondo me il tipo migliore per un Torterra era roccia erba, non erba terra. O terra erba per dire. Ci voleva la roccia al posto della terra. Secondo me, perché. È più un dinosauro che una tartaruga. E da quello che so, le tartarughe non discendono dai dinosauri, ma lo sono gli uccelli. A meno che non mi ricordo niente di quello che ho studiato a scuola, perché non ho studiato, quindi può essere pure. Sempre fermo restando che Gastrodon a questo turno ci fa ciao ciao con la manina. Nugua MVP di questa sfida. Se li ha mangiati lui tre Pokémon. Bene, bene, uno con l'assist, certo. Lucario! Ah, allora mi sbaglio con quello di platino. A Lucario! Rimandiamo Anasia. Rimandiamo Anasia. Vabbè, no, Roserade l'ha fatto Anasia, quindi. Diciamo che stanno due pari, dai. Allora, Zuffa che è super efficace, sempre da stab. Fuoco carica è 120 e 120. Droppa la difesa, però qui c'è il recoil con fuoco carica. Zuffa me la voglio tenere. Tanto Lucario. Forza sfera. Ma se crepa è meglio. Se non, anche non dovesse andare KO, ho pugno rapido. Fa ricarica totale. Non mi interessa, più veloce il mio comunque, e quindi comunque si chiama KO, non ha fuoco al nastro. Tesoro, è finita. È finita. Ha solo un Pokémon che può darmi problemi. Pensavo avesse. Non ricordo l'ultima volta che qualcuno mi ha messo all'angolo in questo modo. Non dico nulla. Non c'è nulla da dire, in effetti. Pensavo avesse Togekiss.
Però questi non sono, non è Platino. Praticamente lei ha gli stessi Pokémon su Platino, ma al posto di Gastrodon ha Togekiss. Allora, Zuffa contro tipo Drago e Terra non è... Ah, cacchio, no, è veloce. Non so che attacchi abbia. Terremoto. Drago... Drago danza. Danza. Dovrebbe danzare lui. E... Oltraggio? Andiamo di Paras... Dragarti... Nugua. Nugua, sei il mio amore, Nugua. Ti voglio bene ora. E tra l'altro, Torterra è lo starter peggiore. Ma non diteglielo, dopo se no mi sente. Beh, mi dispiace, ma è così. Giga Absorbi. Ok, farà male. Non danza, però. Non danza. Potevo prendere due dragartigli come un campione, comunque. Mi curo col parassiseme. Non se ne libererà mai. A sto giro vado ancora di giga assorbimento, perché tanto terremoto non gli farebbe nulla. Ok, buono. Posso prenderne un altro dopo e magari farlo anche fuori. Non andare a vita rossa, non andare a vita rossa, non andare a vita rossa mai nella vita, ti prego, Garchomp, ti voglio male. Ti voglio malissimo, Garchomp! No, non è vero. Però sono troppo contento di aver vinto. Non è ancora finita, è troppo divertente perché si concluda così. No, no, è il momento perfetto per concluderla. A meno che non fa brutto colpo. Mamma mia, ragazzi, non ci credo. Pensavo di piangere sangue contro Camilla... E invece un team, il team peggiore che potessi creare, a parte Anasia e Vux, mettiamoci anche Drifblim. Nugua MVP. Nugua uomo partita proprio. Most valuable player. Fino a pochi minuti fa eri solo un valido sfidante. E ora sei l'allenatore più forte. Sei il nostro nuovo campione. L'unica perdita è stata quella di Anasia, ma ehi, non pensavo di andare così bene, pensavo di sputare sangue e lacrime, e invece, non ci credo neanche io. Semplicemente eccezionale, una lotta a dir poco straordinaria. Hai dato ai tuoi Pokémon l'aiuto necessario per usare al meglio la loro forza. E sei stato un esempio di calma e sicurezza verso una sfolgorante vittoria. Hai due qualità fondamentali, passione e capacità strategica. Tu e i tuoi Pokémon assieme potete superare qualsiasi ostacolo si presenti sulla vostra strada. Questa è l'impressione che ho avuto lottando con voi. Sono felice di aver partecipato alla nascita del nuovo campione di Sinnoh. Su, prendi l'ascensore. Mi credete se vi dico che avevo un po' di ansia prima di sfidare Camilla? Era tanto che non mi succedeva in un gioco Pokémon di provare ansia vera prima della sfida. Quell'ansia leggera, non quella tremenda che hai quando devi parlare a un vasto numero di persone in pubblico, e mi è successo diverse volte, a dire il vero. Però era quell'ansia bella, mi è quasi piaciuto averla perché era tanto che non la provavo in un gioco Pokémon. La stanza più avanti è la sala d'onore. Oh, anche Rowan arriva. Link, la tua ultima lotta è stata splendida. Oh, salve professor Rowan. Wow, che un ragazzetto a cui avevo chiesto aiuto con i Pokédex potesse arrivare fin qui. Non potevo fare a meno di assistere a questo momento di gloria. Link, guarda come sei cresciuto da quando ci siamo conosciuti. Ormai non posso più considerarti un bambino. Sei diventato un allenatore formidabile. Professore, il suo dono di scovare giovani talenti non delude mai. Link, da questa parte, per favore. Professor Rowan, anche lei, per cortesia. Ma... È passato molto tempo dall'ultima volta che sono entrato qui. L'ultima volta che è avvenuto qui è stato quando io sono diventata campionessa. Cioè parecchio tempo fa. Parecchio, sarà passati
20 anni massimo, dai, Camilla neanche 30 ce n'ha. Link, eccoti finalmente nella sala d'onore. I vostri nomi verranno registrati qui per i posteri. Qui saranno immortalati i ricordi delle avventure che hai vissuto finora. Forza, registra in questa macchina il tuo nome e quello dei tuoi Pokémon. Prima di concludere, quando io entrai per la prima volta nella sala d'onore di Pokémon Oro e Argento, e Lance disse che i nomi miei e dei miei Pokémon sarebbero stati immortalati qui per sempre, ho provato un'emozione unica. E questa volta ho quella stessa sensazione, ho quelle stesse emozioni. Non credevo che un gioco Pokémon dopo tanti anni potesse farmi riprovare quelle sensazioni. È bello. Vi siete meritati questo onore superando le ardue lotte della Lega Pokémon.